Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 6 giugno, è sabato, e le notizie sui giornali sono concentrate su vari aspetti. Quelli più interessanti sono, diciamo, quelli politici perché riguardano il governo Conte e soprattutto questa incauta sua idea di convocare gli stati generali. Prima si fanno le commissioni, poi si fanno le task force, poi si fanno gli incontri, diciamo, i tavoli concertati e poi si arriva finalmente agli stati generali. Penati oggi su Repubblica è quello che è più spiritoso, forse su questo, ricordando al Premier Conte come gli stati generali, l'ultima volta che lui si ricordava, anzi non è l'ultima volta perché se ne sono convocati più volte, ma insomma gli ricordavano quelli di Luigi XVI e poi dice: caro Conte, hai visto com'è finita con Luigi XVI? Zac! Gli hanno tagliato la testa, verrebbe da dire. Ma comunque il punto fondamentale è che ieri sugli stati generali ovviamente non se la prendono contro gli stati generali perché sono una minchiata. Una minchiata scritta col botto, ma se la prendono quelli del PD. E sapete perché? Perché non gli aveva detto niente Conte. Poverini, a Franceschini, capo di delegazione del PD, Conte non gli aveva detto l'ultima minchiata che gli era uscita dal cappello. E cioè quello degli stati generali, anche se io penso che la minchiata più grossa non l'ha fatta, e sarebbe stata quella di trasbordare lo straordinario lavoro fatto da Arcuri come commissario straordinario emergenza e portare Arcuri e Colao responsabili Dioscuri del nuovo consiglio che dovrà affiancare il governo nel capire dove far andare questo paese, cioè con loro due, ovviamente nel gabinetto diretto con lo sciacquone, quello, sapete, quelli vecchi, quelli che hanno la cosa che si utilizza, così l'avremmo potuto far prima. Ma comunque questi stati generali, questa follia degli stati generali slitta, dovevano essere lunedì, peccato perché Quarta Repubblica si sarebbe divertita a prendere per i fondelli l'idea che ci sono 100 persone là che fanno gli stati generali. Persone serie li hanno fatti gli stati generali, ma non li hanno chiamati così. Cioè Macron si è visto i grandi dell'economia e della finanza, Trump lo fa, immagino che lo faccia anche la Merkel, gli si può anche dare una dimensione pubblica, ma il problema è che questi noi, io ce li vedo, la Furlan, come si chiama? Landini, Arcuri, Colao in videoconferenza da Londra dove gira con una bicicletta insieme, non so, al suo amico imprenditore o manager della banca d'affari. Cioè, questi sono gente che alla fine, oltre a Confindustria, nella vita ha fatto molto poco, insomma, praticamente nulla. Questioni, diciamo, di grande standing. E poi però l'impresa, pagare gli stipendi, costruire strade, costruire relazioni, costruire ponti, costruire commerci. Beh, questi insomma forse l'hanno letto sui libri più che farlo nella realtà. Comunque gli stati generali slittano, slittano e il punto fondamentale è come spendere i 170 miliardi di euro che dovrebbero arrivare dal recovery fund. Questa è l'idea di Conte, leggo tutti i giornali che parlano di questo ed è piuttosto divertente perché questo recovery fund ancora non è stato votato, arriverà probabilmente nel 2021, ma noi già stiamo litigando su come spendere soldi che ancora non sono arrivati, anzi non su come spendere soldi, su come decidere come spendere soldi. Questa è l'Italia, cioè l'Italia vede Franceschini che litiga con Conte non su come spendere 170 miliardi che non sono ancora arrivati, ma su come fare, diciamo, e apparecchiare il banchetto per poterli spendere. Quindi slittano, secondo i giornali, da lunedì a mercoledì questi fantastici e fantomatici e stati generali. Riguardo all'economia c'è un'altra vicenda, cioè il decreto fiscale da 55 miliardi e lì ovviamente c'è l'assalto alla diligenza come tutte le finanziarie, 8.000 modifiche secondo il Sole 24 Ore proposte, 413 dice il Sole 24 Ore soltanto sull'ecobonus, quello del 110%, perché così come è fatto, lo capiva anche un minus habens, sarebbe servito molto a poco, quindi lo vogliono estendere alle seconde case. Come ha scritto molto chiaramente sul mio sito Giorgio Spaziani Testa, presidente della Confedilizia, le seconde case, sapete perché le tolgono dall'ecobonus? Perché sono dei ricchi. Allora adesso hanno messo le seconde case nell'ecobonus, basta che non siano di lusso. Quindi non ti puoi rifare la villa in Sardegna se è di lusso, ma te la puoi fare se non è accatastata come villa di lusso. Bene. Quindi, secondo il Corriere della Sera, l'ecobonus sarà esteso alle seconde case e verranno anche tolte quella minchiata dell'aumento delle due classi energetiche per il rifacimento dei cappotti dei condomini. Vabbè.
In realtà queste sono cose importanti, ma peanuts rispetto all'altra grande vicenda, che è quella della rottamazione delle auto. 4.000 euro sulle auto che hanno più di 10 anni. Vi segnalo che in Italia le maggiorenni, cioè le auto che hanno più di 18 anni, sono circa la metà del parco auto, e questi cazzoni dei nostri governanti si occupano del click day, come scritto oggi sul Sole 24 Ore, quindi per quelli come me, ricchi, privilegiati, che vivono nei centri della città, il click day per le biciclette e i monopattini non si può perdere, quindi dovremmo stare lì come fece Arcuri in un mezzo secondo per ottenere l'incentivo perché io abbia la bici elettrica vivendo nel centro di una città ed essendo un privilegiato rispetto a quelli che non possono permettersi di vivere nei centri della città, io avrò la bici elettrica e magari il monopattino, cioè noi diamo un incentivo al monopattino, cioè un incentivo alla mobilità di coloro che hanno minor bisogno di mobilità, e non diamo gli incentivi invece a coloro che hanno maggior bisogno di mobilità, cioè quelli che vivono fuori dai centri, perché a loro non solo gli diciamo che i trasporti pubblici non ci potranno andare, ma non gli diamo la rottamazione, perché la rottamazione è una cosa disgustosa per i poveracci, quelli che ancora usano le auto. Beh, comunque, insomma, il decreto dovrebbe però esserci questo emendamento del PD per occuparsi anche delle auto, ma c'è, dice il Sole 24 Ore, molto lite sul decreto. La cosa che vi consiglio di leggere è nascosta, ma è un'intervista straordinaria, perché il personaggio straordinario è il numero uno di Ryanair, O'Leary. Questo signore se la prende non tanto con i 3 miliardi che vengono dati ad Alitalia, anche perché gli si obietta Lucio Cillis, che lo intervista, che anche altri paesi danno i soldi a Lufthansa, Iberia, a Air France, cioè ci sono tanti paesi che ottengono degli aiuti, ma la cosa fondamentale di O'Leary è in realtà il contesto competitivo che stiamo creando in Italia è anticoncorrenza, e quindi devono esserci tutti i contratti dell'Alitalia anche per i concorrenti, ci devono essere le rotte chiuse, cioè quello che lui dice, siete nella Corea del Nord, e soprattutto dice O'Leary, per quello ve lo consiglio di leggere con attenzione, guardate che questa roba sarà un disastro per il turismo, perché noi portiamo gente che vuol dire ristoranti, bar, alberghi, professionisti, gite, guide turistiche, negozi, souvenir. Ecco, se non beccate attraverso Ryanair questa gente, perdete una grande opportunità. Come non dar ragione? Teniamoci la nostra bella Alitalia, che io sono un grande fan di Alitalia, ci sono persone che lavorano straordinarie, però se è vero quello che dice O'Leary, che noi cerchiamo di chiudere agli altri, beh, insomma, mi sembra una follia. Posto che anche O'Leary i suoi aiuti di Stato sostanzialmente li prende in forma di incentivi che gli aeroporti danno perché atterrino i suoi aerei. Non mi sembra di aver visto questa domanda, però il punto fondamentale è che in realtà la chiusura alla competizione certo non fa male. La chiusura vera folle è quella della ministra Azzolina. Io non so che cosa gli sia presa questa ministra Azzolina o che cosa abbia questa ministra Azzolina, ma vi rendete conto che qua stiamo discutendo se aprire a settembre con le classi in plexiglass per distinguere uno dall'altro, e prima abbiamo avuto le mascherine, poi abbiamo avuto... Io vi dico una cosa, che se si obbligano i bambini a mettere le mascherine a scuola, io voglio dire, li mando in un paese civile, cioè il 99,9% dei paesi che non adottano le mascherine a scuola. Se gli mettiamo il plexiglass, li mando in una scuola perché posso, in cui non c'è un plexiglass, nel mondo, cioè non si può pensare che noi su un rischio che è del tutto eventuale stiamo costruendo una specie di inferno che sarà la scuola dei ragazzini, dopo che siamo l'unico paese per cui rinizia il calcio ma non la scuola. E soprattutto quando una maestra, lo nota Alessandro Sallusti oggi sul Giornale, lo nota il Quotidiano Nazionale che ne fa una bellissima foto notizia in prima pagina, una maestra si permette di fare lezione all'aperto come ha fatto una maestra oggi a Prato, ieri a Prato, il sindacato, cioè la CISL, toc toc, sindacati, ma pensate a fare le cose serie invece di prendervela con questa maestra, perché dite, ma dai, cattivo esempio, gli altri maestri che non sono in grado di fare le lezioni sui prati. Allora complimenti, ci avrete tutte le ragioni che voi, avrà violato tutte le norme che vogliono, ma un po' di buonsenso i sindacati non ce l'hanno mai, proprio mai. Sono gli stessi che però vedremo pontificare nei, come si chiama, negli stati generali di Conte, cioè i sindacati che ce l'hanno contro la maestra che tutti i giornali oggi incensano, io per primo, perché fa le lezioni all'aperto, perché si dedica a questi ragazzi, sono gli stessi giornali che poi dicono, beh, ma giusto, una concertazione, gli stati generali con gli stessi sindacati che invece contestano quella maestra, perché quella è la mentalità di arretratezza e di statuto dei lavoratori degli anni 70 che hanno ancora i sindacati in Italia.
Beh, d'altronde tutto sto casino sulla scuola e dell'Azzolina è anche comprensibile se oggi il titolo del Corriere della Sera, che è rimasto l'unico giornale unico del virus, cioè unico giornale del virus, non c'è più il giornale unico del virus, ma c'è l'unico giornale del virus, che è il Corriere della Sera. Sentite il titolo del Corriere della Sera. 100.000 casi al giorno, sembrano pochi? Cioè, un titolo con la domanda, 100.000 casi al giorno sembrano pochi? Il problema è che bisognerebbe spiegare al Corriere della Sera e forse anche al Messaggero, che gode del numero dei contagi che ci sono in Lombardia. Oggi ci sono 401 contagi in Lombardia, sono in crescita, titolo in prima pagina al Messaggero. Bisognerebbe spiegare sia al Messaggero sia al Corriere della Sera che i contagi non vogliono dire nulla e che con lo stesso allarmismo avremmo potuto dire negli anni passati che in 5 mesi ci sono 8 milioni di contagi solo in Italia di influenza. Il problema è il decorso della malattia. E il decorso della malattia non è più mortale, Zangrillo, Dixit, ma lo dicono tutti, tranne Corriere della Sera e i giornali, Messaggero, l'unico giornale del virus, e alcuni giornali unici del virus e le loro eredità che ci vogliono mettere paura, e poi si lamentano se noi pensiamo di riaprire la scuola con le mascherine, se noi dobbiamo girare in questa città, Milano, all'aperto con le mascherine. Certo, se continuano a titolare così, noi gireremo con le mascherine, probabilmente con un enorme preservativo che ci mettiamo da capo a piedi per poter difenderci, non so da quale possibile rischio dobbiamo avere. Nel frattempo Venturi, e voi direte, ma chi cazzo è Venturi? Venturi è responsabile Covid, emergenza Covid in Emilia-Romagna. L'uomo che ha chiuso l'Emilia-Romagna, ha fatto il lockdown, eccetera. Oggi sul Quotidiano Nazionale dice, abbiamo sbagliato. Il lockdown è stata una stupidaggine. Ci siamo fatti portare avanti dalle mani. Sai che cosa avremmo dovuto fare? Avremmo dovuto fare delle zone rosse laddove c'era il gran casino, ma non lockdown, non chiudere tutta l'Italia nella stessa identica maniera. Chapeau a Venturi, che dice di aver sbagliato e che comunque onestamente dice quello che si sarebbe dovuto fare. E sul fronte politico due notizie. La prima, Salvini bisticcia con Berlusconi, dice ma tu che vuoi fare Berlusconi? E poi perché parli come Prodi e Renzi su questo MES? E poi gli chiede, vuoi fare forse un governo con questi qua? E la Gelmini però gli risponde a tono, e fa bene Maria Stella Gelmini, presidente del gruppo parlamentare del Forza Italia, dice guarda, toc toc, Salvini, se c'è uno che ha fatto il governo con Movimento 5 Stelle sei tu, non noi, dice la Gelmini. E in sostanza il centrodestra non così monolitico, e non che vada meglio sul Movimento 5 Stelle, dove oggi i giornali si interrogano sul ruolo che avrà nelle prossime settimane Di Battista, che vuole continuare e vuole ritornare a fare il leader al posto di Crimi. Ma là non c'erano gli assemblee, i congressi. Il Corriere della Sera sfotte un po' questa situazione con un retroscena in cui dice che con Dibba ci starebbero Bucani, Giulia Grillo, Lalezzi, Corrao, e che invece Grillo, Beppe, starebbe con Conte, e che ci sarebbe, come si chiama lì, Casaleggio, sempre più arrabbiato perché nessuno gli dà i 300 euro e perché il blog è alla deriva e lo usano sempre di meno, e quindi starebbe Dibba più o meno, starebbe con Dibba Casaleggio per cercare di cambiare un po' il tono di questa maggioranza. Nel frattempo Conte, secondo Utrend, varrebbe il suo partito il 14%, dice oggi il Fatto Quotidiano, e lo stesso Fatto Quotidiano che però nega le indiscrezioni su Conte delle settimane scorse, che lo volevano come sindaco di Roma, anche a me sembra che cacchio si mette a fare il sindaco di Roma, come senatore a Sassari, perché ora si deve eleggere un senatore alle suppletive di Sassari, e alcuni come Zurlo invece lo vedevano a capo di un partito, e nega di Zurlo, ovviamente sempre con i modi spicci e antipatici e maleducati di Travaglio, dice Zurlo non è mai azzeccata una. Beh, insomma, nello stesso giornale cui Travaglio nel fondo nega che voglia fare un partito Conte, così come detto da Zurlo, nello stesso giornale invece cita Utrend che dice che il partito di Conte avrebbe il 14%. Che altro ho visto? L'ultima vicenda è questa roba di Casa Pound, che secondo me è incredibile che di 77 case occupate dai centri sociali l'unica che venga sgomberata e ci sia un PM che ci sta indagando e vorrebbe mettere tutti in galera, ovviamente quella di destra, una destra che, come dice giustamente qualcuno, io non so chi l'ha scritto recentemente, non è la mia destra, io ho una destra liberale, non una destra sociale, non me ne frega assolutamente nulla diciamo delle loro idee, anche se ovviamente sono andato con altri a presentarle là proprio nel covo di persone normalissime, così mi sono sembrate, sono andato proprio nelle case occupate. Sono contrarissimo a ogni occupazione delle case, perché secondo me le case non si occupano ma si pagano gli affitti o si contrattano con i comuni o con i legittimi proprietari. Fatta questa lunga premessa, beh, è stupenda l'idea di oggi del giornale di vedere chi è il PM che si interroga su questa roba e che li vuole mettere tutti in galera, questo Abbamonte, che Abbamonte, ex capo dei magistrati, del sindacato dei magistrati, sulla scia dei Palamara, dei Cascini,
vaccini di questi qua, che fino a ieri aveva la foto dell'Ampi in prima pagina. Dice Chiara Giannini è un antifascista e un filo partigiano, che a me non mi scandalizza, anche se non è la mia genia. Mi scandalizza però che la denuncia per chiudere il, come dice Di Stefano, il leader di Casa Pound, venga dai partigiani, che sono gli stessi che vengono dell'Ampi, gli stessi che hanno un grande risalto nel sito del Facebook del PM. Insomma, possiamo dire che c'è un orientamento di questo PM, un orientamento anche giusto, però se io faccio parte degli amici della terra o del Cincillà e poi dopo vado come PM a denunciare quello che gli fa male al Cincillà, ho forse un po' di conflitto di interessi, perché sono fissato col Cincillà. Però ovviamente su Casa Pound, difendere Casa Pound vuol dire essere fascisti e non essere liberali come sono io, e io difenderò Casa Pound finché crepo, perché penso che abbiano diritto di dire tutto quello che vogliono. Non mi sembrano un movimento violento, lo dico, non mi sembrano un movimento violento, io sono stato là dentro, non mi sembra violento. Sbagliano a occupare i palazzi, così come tutti i 77 i centri sociali. Mi chiedo, toc toc, ma Sala sta sgomberando quello e un cavallo? E tutti gli altri case occupate e in cui sono state sottratte le famiglie? Cara, mitica, Raggi, che fai la fenomena su questa occupazione, te ne stai occupando? Ma figuratevi un po' voi. Colpirne uno per educarne 100, e in quel caso, in questo caso, vogliono colpire Casa Pound. Vi do un grande abbraccio, vi dico che sul sito nicolaporro.it ci sono tante informazioni di giornata, andate lì a vedere tutto il resto. Il video e l'audio oggi è migliore perché l'ho fatto come al solito col cellulare, mentre l'iPad su questo Facebook funziona davvero poco. Un saluto a tutti voi, ciao.